La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Acqua bene comune? Veramente sull'invito il punto interrogativo non c'era, ma a sentire le tante voci delle donne e degli uomini che abitano nel centro storico di Bari, il punto di domanda è più che giustificato. Nella città vecchia, infatti, da oltre 30 anni, il problema della scarsa fruibilità di questo bene essenziale si ripresenta ogni anno in maniera sempre più drammatica. In questi giorni pare che l'acqua venga erogata solo nelle ore notturne e per di più solo per una o due ore, un tempo insufficiente a riempire anche le cisterne più piccole. Una vera emergenza alla quale Michele Fanelli ha avuto il merito di tentare di dare una risposta. Un problema che dura da 30 anni, un problema che 30 anni fa era poche ore di erogazione, l'acqua andava via alle 16, poi pian piano con il passare degli anni invece di aumentare le ore diminuiva sempre più, sino ad arrivare a delle grosse emergenze che ci sono state nel 2000, nel 2001, Natale del 2001 è stata drammatica, dove addirittura abbiamo chiesto l'intervento degli autobotti, abbiamo fatto delle raccolte firme, abbiamo fatto tante di quelle manifestazioni anche contro il sindaco di allora, Simone Cagnabrescia. Dopodiché si convenne insieme con la regione che dovevano fare degli impianti. Questi impianti erano il bypass e la maxi cisterna. Negli anni addietro questi impianti non sono stati fatti, la situazione è degenerata. Nel 2006 viene fatto il bypass. Sembrava che doveva essere la risoluzione, ma così non è. La situazione è degenerata e sta degenerando. La gente non ne può più perché qui abbiamo solo poche ore di erogazione al giorno con un dramma, con un calvario che oramai dura da 30 anni e qui c'è gente, non solo residente, ma abbiamo tanti di quelli allettati, ammalati, bambini che vanno curati, vanno seguiti e l'acqua è l'elemento essenziale. Poi questo servizio pubblico non lo voglio dire, ma insomma è un contratto che noi abbiamo con l'acquedotto, l'acqua la paghiamo, non l'abbiamo regalata. Allora perché questo disservizio che oramai dura da 30 anni, ora non ne possiamo veramente più. Dunque, intorno al tavolo voluto da Fanelli, riunito nel pomeriggio di mercoledì 19 giugno, in assemblea pubblica, così come lui l'ha definita, tutti i soggetti interessati, le istituzioni rappresentate da Mario Ferrorelli, presidente della nona circoscrizione San Nicola Murat, un rappresentante dell'acquedotto pugliese, il dottor Palumbo, molto apprezzato per non essersi sottratto al confronto, ospiti qualificati per competenze specifiche come il PM Desiré di Geronimo e naturalmente i cittadini. Il clima dell'incontro è rovente e non solo per i 30 gradi registrati in città. Al termine dell'assemblea risposte precise non ce ne sono, ma si avverte forte la sensazione di una volontà comune di affrontare la questione e trovare una soluzione. Anche le pagine del nostro giornale sono a disposizione di tutti coloro che, presenti o meno alla riunione di mercoledì 19 giugno, hanno soluzioni immediate per mitigare in tempi brevissimi il disagio di questi giorni, aggravato dalle temperature torride, e magari indicare soluzioni che appaiono oggi francamente non più rinviabili.